salve persone. Sono certo che pochi di voi avranno già sentito parlare del ratto lupo, che, vi rivelo subito, non si tratta di una razza particolare di topo, ma in realtà è il risultato finale di una procedura straziante creata ovviamente da noi esseri umani. Si tratta di una particolare e tanto discussa tecnica di origini serbe, utilizzata per uccidere i topi in paesi dove essi praticamente, in tempi nemmeno troppo remoti, la facevano da padrone, infestando non solo magazzini o case abbandonate, ma anche luoghi dove vivevano le famiglie, con un numero impressionante di quest'ultimi che si spostavano praticamente sempre in gruppi molto numerosi e quindi difficili da contrastare. A preoccupare i popoli non erano solo i danni materiali o il consumo di alimentari e provviste, ma era soprattutto il pericolo di malattie che l'animale si portava dietro e all'interno delle case abitate da povere famiglie, che potevano a malapena permettersi uno o due pasti al giorno, figuriamoci quindi eventuali medicinali o cure. Il cacciatore di ratti, come viene proprio chiamato, crea quindi questo ratto lupo, catturando diversi esemplari di topi e rinchiudendoli tutti in una gabbia, con solo dell'acqua a loro disposizione. Quando i topi inizieranno ad essere troppo affamati e a rischiare il soffocamento dovuto alla crescita dei loro denti, cominceranno a mangiarsi tra di loro, fino a quando non ne rimarrà solamente uno. Per chi non lo sapesse, infatti, il continuo rosicare dei ratti è dato dai loro denti che, duri come il diamante, crescono molto velocemente, soprattutto di continuo. Si parla di poco più di un centimetro al mese, e se vi sembrerà tanto per un essere umano, pensate per degli animali lunghi dai 20 ai 40 centimetri e con una bocca decisamente molto piccola. Ma torniamo al nostro unico sopravvissuto nella gabbia. A questo punto, quando il ratto ormai starà per perire soffocato dai suoi stessi denti, il cacciatore lo prende, gli cava gli occhi e lo libera. Il ratto, che appunto ora riveste i panni del famigerato ratto lupo, accecato, quasi soffocato e affamato a quel punto, inizia ad uccidere tutti i topi che si trova davanti, finché non morirà anche esso stesso, soffocato dai suoi stessi denti o ucciso da uno dei ratti che aggredirà. Una tecnica che ti consente di dover uccidere e catturare molti meno topi, e anche mentre solo alcuni di loro sono in gabbia, il ratto lupo creato in precedenza può girare liberamente per compiere la sua strage. Io ho conosciuto questa particolare tecnica attraverso Marina Abramovic, la nostra nonna della performance art, che, se non conoscete, o anche se conoscete, all'interno del mio canale potete trovare due video dedicati a delle sue opere e, se non li avete ancora visti, vi lascio il link in descrizione, così che a breve, al termine di questo video, potrete andarli a vedere, in modo da conoscere o approfondire meglio le conoscenze di questa fantastica artista e straordinaria donna, che raccontò questo metodo di sterminio in una proiezione durante la sua performance del 1997, in occasione della Biennale di Venezia, intitolata Balkan Baroque. Un'esibizione con la quale riscontrò molto successo dalla critica e vinse persino il Leone d'Oro. Ma dicevamo,
Attraverso il racconto di questo procedimento, l'artista creò un'analogia con gli esseri umani e in special modo coi popoli balcanici. Ovvero, paragonava il cacciatore di ratti allo Stato, che prende il suo cittadino e lo affama, portandolo alla disperazione in modo tale da poter lezzare l'uno contro l'altro e che per sopravvivere anche essi sarebbero stati costretti ad uccidersi tra di loro. Balkan Baroque è una performance che logora chi la propone e lascia sconvolto chi la osserva. È stata la protesta di Marina in seguito alle guerre balcaniche degli anni 90, dove lei si trova seduta sopra una catasta di 1500 ossa di bovino, 500 pulite sotto e 1000 sporche sopra, all'interno di uno scantinato dove sulle pareti venivano proiettati 3 filmati ed erano presenti anche 3 significative sculture in rame. E lei era lì, in cima a quella catasta di ossa putride e ancora sporche di sangue, resti di carne e cartilagine, con una veste non più tanto bianca e con una spazzola di ferro, del sapone e dell'acqua. Ma quello che accadde è decisamente troppo grande e significativo per aggiungervelo qui, quindi sarà soggetto del mio prossimo video. E se ci tenete ad essere stupiti ancora una volta da questa strabiliante artista, non mancate, mi raccomando. Se il video ti è piaciuto, lascia un like per farmelo capire. Commenta se hai qualcosa da dire in merito ed iscriviti al canale. Attivando la campanella rimarrai sempre aggiornato sui miei nuovi video, in questo ed altri format. Ti ringrazio e al prossimo video.